Prezzi, sono qui da Bump Shop a Varazze, un negozio perfetto per gli amanti della mountain bike. E abbiamo sistemato la bici e adesso è pronta e andremo a provare un sentiero che si chiama New Generation e ve lo faccio vedere on board. Eccoci qua, siamo alla partenza di New Generation, questa è la zona della Madonna della Guardia, infatti la chiesa è proprio laggiù dove si può vedere tutta Varazze, il mare e anche un po' Genova. E New Generation, uno dei sentieri secondo me più belli che scendono verso il mare, verso Varazze, e pensate che nel 2016 è anche stata una PS del Super Enduro, il circuito italiano di enduro. È un sentiero mediamente tecnico, non è troppo difficile, non ha passaggi troppo impegnativi, però ha qualche roccia, qualche passaggio interessante. Niente, ora ve lo faccio vedere, seguitemi. Ok ragazzi, eccoci partiti. New Generation, come dicevo, iniziamo subito con un piccolo saltino che ci mette in un tratto molto molto carino che io le chiamo le compressioni. Ecco qua la prima, una bella sponda naturale e un trail con varie compressioni, questo piccolo canyon che secondo me è divertentissimo. Altra compressione ed eccoci qua, piccolo tratto pedalato che ci mette nella seconda parte di trail, quella un po' più lunga e soprattutto molto più panoramica. Guardate qua, vista mare. Sentiero abbastanza roccioso, un po' un classico qua in Liguria, che è secondo me adatto a una bici da enduro o comunque una bici elettrica abbastanza performante. Si scende con questi lunghi rettilini, intanto un saltino molto carino, lunghi rettilini intervallati da piccoli tornanti abbastanza divertenti con un po' di terra, come questo per esempio, vedete? Cosa carina per un utente già un po' esperto è creare, come qua, dei piccoli doppi tra le pietre. Rap! Molto molto divertente. Tornante. Credo che sia un ottimo sentiero per allenarsi in enduro, per chi fa gare, perché è abbastanza lungo, è abbastanza provante fisicamente. E ha dentro, come avete visto, una parte con le compressioni e una parte così rocciosa. Infatti, parlando di enduro, era una delle speciali del Super Enduro nel 2016. È anche abbastanza veloce, che è una cosa molto positiva qua in Liguria. E come dicevo, secondo me è uno, se non il miglior sentiero che c'è qua a Varazze per scendere giù verso il mare. Wrap, saltino, altro salto di due pietre. Come vedete non c'è nulla di super tecnico o molto molto complicato, è tutto abbastanza omogeneo, qua si può fare un salto come ho fatto io, ma si può anche passare di lato e in generale è abbastanza flow, sì, certo bisogna cercare flow tra queste pietre, però ha un suo perché. Ora arriviamo nel tratto finale, un po' più ripido, ma
fatto un po' più largo anche. Oggi il terreno è davvero fantastico. Altro salto. Terreno fantastico che ci permette di avere un po' più di grip del solito. Praticamente non ho dato un colpo di pedale in tutto il sentiero. Fighissimo. Ed eccoci qua, ultimo rettilineo verso la fine del trail. Tornante un po' più ripido. Ed eccoci qua. New Generation, Varazze MTB. Eccoci qua alla fine del trail, New Generation. Secondo me è uno dei sentieri più belli che scendono dalla Madonna della Guardia giù verso Varazze, verso il mare. Perfetto per la mia enduro, secondo me, e consigliato a tutti. Andate su Varazze MTB per saperne di più su questo trail e molti altri trail che arriveranno qui sul canale, quindi iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!